Fratelli bianconeri e non, buongiorno. Oggi voglio fare questo video perché per una serie di cose, sia che mi sono state fatte notare, sia che secondo alcuni ho parlato male negli ultimi due video che ho fatto. Parlare male vuol dire che avrei detto delle inesattezze. Una inesattezza l'ho detta, riconosciuta, ho sbagliato io e chiedo scusa. Avevo detto che era stato Bentancur negli ultimi due minuti a fare quel tiro da metà campo. No, era stato Pjanic, avevo visto male io, quindi chiedo scusa. Detto ciò, questa era una piccola puntualizzazione che volevo fare, perché quando a me fanno notare qualche cosa e io ho torto, nessun problema ad ammetterlo, quindi niente di particolare, però era giusto dirlo. Poi devo purtroppo, a mio malincuore, dover riprendere a dire questa cosa nei miei video, perché ovviamente il simpatico di turno c'è sempre. Stamattina, pochi minuti fa, è mezzogiorno meno 10, quindi pochi minuti fa mi sono preso da un utente dell'imbecille. Semplicemente nel post ha scritto: ecco un altro imbecille che fa lo youtuber. Allora, caro amico, non so se vedi questo video, io può darsi che sia anche un imbecille, ma sicuramente non raggiungerò mai la tua come livello di imbecillità, sicuro. Detto questo, ti saluto perché il commento è stato rimosso immediatamente e tu vieni bannato, quindi il problema per me non si pone. Detto ciò, purtroppo il mondo funziona così. Il mondo purtroppo è popolato di gente incivile, di gente poco rispettosa degli altri, e non mi meraviglia se il mondo va sempre più a rotoli, purtroppo. Ma fino a che ci sono dei soggetti come la persona di cui ho parlato poc'anzi, non è che mi meraviglia più di tanto. E devo dire un'altra cosa che devo ricominciare a fare purtroppo nei video. Chiedo a tutti di non dire parolacce, per cortesia ve lo chiedo, non scrivete parolacce, perché tanto i vostri commenti vengono rimossi immediatamente. Se non ci sono io sul canale, c'è un'altra persona che lavora per me al mio posto, li rimuove lui se non li rimuovo io. Quindi è inutile che fate i commenti stupidi, volgari, offensivi. Sono commenti che vengono rimossi immediatamente dal canale. Per cui non capisco che gusto ci provate, ma se l'idiozia fa parte delle vostre menti, non è certamente colpa di demoni. Detto questo, e mi va di dirlo perché adesso ricomincerò a dirlo in ogni video, vorrei innanzitutto fare una premessa. Avevo parlato di fare una diretta e la diretta vorrei farla. Ovviamente avevo detto giovedì o venerdì, ovviamente c'è chi c'è il giovedì, c'è chi c'è il venerdì, io non è che posso fare le dirette in base ai vostri problemi, ragazzi, mi dispiace ma purtroppo non è possibile. Io giovedì sera, quindi stasera, non ci sono. La diretta la facciamo domani sera, ore 22:30 è l'inizio, non facciamo la diretta prima di quell'ora. Quindi domani sera, ore 22:30, chi avrà piacere di stare in compagnia con Demon sa che io sarò insieme a lui. E adesso veniamo a questo video. Questo video che mi preme particolarmente perché voglio mettere in chiaro alcune cose. Evidentemente è chiaro che gli utenti continuano ad aumentare e probabilmente moltissimi di quelli che si registrano ovviamente non mi conoscono ancora bene, come invece alcuni altri che sono con me dall'inizio, e quindi non conoscendomi non sanno come io sono abituato a parlare e come sono abituato a comportarmi. Allora, la prima cosa, io sono uno che non critico a prescindere, io sono uno che critico in base a ciò che vedo, prima cosa. Seconda cosa, perché mi piace YouTube?
perché dà modo del contraddittorio. Lo sapete, ve l'ho sempre detto, e questa a me è una cosa che piace molto. Certamente sono il primo che sa benissimo che non puoi avere delle opinioni che vadano d'accordo con tutto il mondo, sarebbe troppo bello, no? È impossibile. Tutti abbiamo delle idee diverse, poi c'è anche chi sposa completamente le tue idee perché la pensa come te, ma c'è anche quello ovviamente che pensa in modo diametralmente opposto a quello che pensi tu, e fin qui non fa una piega. Allora, io però stamattina voglio andare a puntualizzare una cosa, anche più di una, a mio modesto parere importante, nel senso, tutte le persone che guardano le partite di calcio, in questo momento parliamo di calcio, è chiaro che vedono la partita a modo loro e la interpretano a modo loro, ok? Allora, se un utente entra, penso sia stato un commento di ieri sera, e mi dice: ma non capisco, voi juventini cosa vi lamentate? Vincete con il minimo sforzo e vi lamentate pure. Allora, uno che mi scrive un commento del genere, mi perdoni l'utente in questione, vuol dire che di calcio non capisce nulla. Perché il vincere non vuol dire che tu devi essere contento. Cioè, io ieri sera non sono stato contento della prestazione della Juventus. Se poi devo dire abbiamo preso 3 punti e sono felice, questo è un altro discorso. Perché? Perché i 3 punti ti permettono di rimanere primi in classifica. Però non posso essere contento di ciò che ho visto ieri sera, perché io ieri sera non mi sono divertito. Io ieri sera ho visto una Juventus brutta, impacciata, confusionaria, una Juventus che doveva avere il controllo della palla, invece spesso e volentieri l'ha lasciato in mano ad una Fiorentina che, con tutto il rispetto parlando per la Fiorentina, i tifosi fiorentini, Pioli e la società tutta, e la città di Firenze tutta, che è una città che io amo alla follia, ma cioè, la Fiorentina è una piccola cosa rispetto alla Juventus. Allora, secondo me, mandare in campo una formazione come quella che ha mandato in campo Allegri ieri sera, per me non è presentabile. È un'idea che ho io, non è presentabile secondo me. Una persona che mi viene a dire che ieri sera Asamoah ha fatto una grande partita quando ha sbagliato 70 minuti e ha azzeccato gli ultimi 5 minuti con 2 interventi e mi ha detto che Asamoah ha fatto una grande partita, per me, scusatemi, vuol dire che di calcio non capisci niente. Se uno mi viene a dire Sturaro è uno che ha giocato, che ha fatto una partita ridicola perché ha giocato malissimo, io ti dico, te sei uno che non capisci niente, perché Sturaro è stato messo terzino, non l'ha mai fatto, quindi è un ruolo tutto da inventare per lui. È un giocatore che non è un fenomeno, per cui si deve adattare a fare qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe leggere commenti un pochino meno teatrali e più... come posso dire, riflessivi, dicendo: guarda, sappiamo benissimo che non è un fenomeno, sappiamo benissimo che non ha 2 grandi piedi, l'abbiamo provato lì, vediamolo 2, 3, 4 partite, alla fine giudicheremo. Ma criticare Sturaro adesso, dopo una partita che ha fatto, quando mi nominate che non ha i piedi buoni, mentre il suo predecessore neanche fosse Antonio Cabrini, perché sta parlando di Lichtsteiner, che Lichtsteiner, per carità, ha donato cuore e polmoni alla Juventus, ma onestamente non è che abbia dei gran piedi. Quindi, voglio dire, tra Sturaro e Lichtsteiner non è che a livello di piedi ci sia una differenza abissale, ok? Ecco, mi piacerebbe leggere dei commenti un po' più giusti, un po' più riflessivi. Tutto qua. Siamo stati tutti d'accordo su Bentancur, che ha fatto una partita strepitosa.
però se dovete venire sul canale a scrivere delle cose, tra l'altro non ascoltando nemmeno i video, perché ci sono alcuni commenti che evidentemente il video non l'hanno nemmeno ascoltato tutto, saranno arrivati a quello che gli interessa e poi hanno cambiato canale dopo aver scritto quello che volevano scrivere. Mi viene da pensare anche questo. Allora io credo che sia giusto che ognuno dica il suo, però è anche giusto che una persona scriva delle cose veramente rispetto a quello che si vede. Ho letto un commento del tipo: ma Conte ha vinto con Asamoah, ha vinto 3 scudetti con Asamoah. Allora, io, signori, rimango dell'idea che ho, e cioè quella che Asamoah è un giocatore scarso. Per me è un giocatore monocorde che arriva lì e poi solitamente tende a tornare indietro verso il centrocampo, se non addirittura passare la palla in difesa, e questo gliel'ho visto fare miliardi di volte, quindi vuol dire che ce l'ha di default. Allora, uno che viene da me e mi viene a dire che Asamoah è un grande calciatore, ti dico di... io rispetto la tua idea, ma non la posso condividere, perché per me Asamoah è un giocatore da Serie B. Serie B nel senso giocare in Serie A in una squadra da salvezza. Questa è la mia opinione. Anche Sturaro è così, sia ben chiaro, eh? Non è che sto dicendo che Asamoah è da Champions e Sturaro è da B. Anche Sturaro è un giocatore limitato. Però se devo preferire uno dei due, preferisco Sturaro ad Asamoah. A me Asamoah non è mai piaciuto da quando è arrivato. Mai. Mai. Allora, se dobbiamo metterci a parlare, ripeto e ribadisco, dobbiamo farlo in un modo che faccia crescere anche noi stessi, non scrivere delle sciocchezze tanto per dire, perché uno che arriva nel canale e mi scrive sei un imbecille di youtuber, a me francamente non mi fai né caldo né freddo, non me ne frega niente, cioè non vedo l'utilità di scrivere una cosa del genere, ma questo è un pensiero mio, io non ce l'ho mica con chi scrive, non ce l'ho mica con chi scrive. Io solitamente, chi non si comporta bene nella vita, generalmente io do sempre la colpa ai genitori, perché io nella vita a 56 anni non credo di essere un imbecille, sono una persona molto rispettosa, sono una persona molto civile e mio figlio crescerà esattamente come cresco io. Sono ben voluto da tutti e stimato da tutti io come persona, ve lo posso garantire, indipendentemente da ciò che faccio nella vita, e di cose nella vita vi posso garantire ne faccio più di una. Più di una. E dovunque appoggio le mani mi vogliono tutti bene. Tutti. Compagni ed avversari, mi rispettano tutti. Perché io non ho mai offeso nessuno nella vita. Mai. Però se tu sei un idiota e ti fa piacere dire che io sono un imbecille per fare un commento molto sapiente, molto saggio, fallo pure, chi se ne frega, io ti cancello, non, per me non è un problema, non esisti più, capito? Siamo a posto così, non è un problema. Però ripeto e ribadisco, se dovete parlare di calcio parlando alla stregua del scrivo quello che mi pare come viene, è un conto. Se invece vogliamo parlare di calcio, parlare di calcio fatto bene, con me vi chiedo la cortesia di parlare in un modo che possa aiutare anche a capire chi ci ascolta. Allora, se io devo essere contento perché ieri sera ho vinto una partita, quando ho visto una partita obbrobriosa dove non siamo stati padroni del campo e addirittura ancora peggio, quando siamo rimasti in 10 abbiamo fatto ancora peggio, quando sono rimasti in 10 abbiamo fatto ancora peggio, non mi può venire uno fuori a dire devi essere contento perché hai vinto. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Cioè, perché qui mi sembra che, boh, non lo so, si leggono dei commenti che veramente sono fuori di testa, ma non perché i commenti devono essere d'accordo con me, ripeto e ribadisco,
Io amo il contraddittorio, ma deve essere un contraddittorio serio, un contraddittorio che ti faccia crescere, che sia importante, parlare bene. Io vi voglio bene a tutti, ragazzi, juventini, interisti, napoletani, milanisti, chi siete? Io voglio bene a tutti, ma sul canale di Demon dovete scrivere delle cose alle quali Demon può dare l'apprezzamento che merita. Non scrivere delle cose perché vi va di scriverle così. Ieri sera Allegri ha sbagliato formazione. Lui vuole fare il turnover? Vuoi dare spazio a chi di dovere? Va bene, evidentemente, come ogni allenatore, anche Allegri, il nostro mister, avrà i suoi pallini. Fino adesso i suoi pallini gli hanno dato ragione, perché Bentancur, da quando l'ha fatto giocare, ha già fatto cos'è, due partite più, non ha ancora sbagliato una partita. Matuidi la stessa cosa. Se lui, Douglas Costa, Bernardeschi non li fa ancora giocare titolari, evidentemente perché non li ritiene pronti. Questo per prima cosa. Perché ripeto, l'ho detto anche nel video di ieri sera, nell'intervista pre-partita Juventus-Fiorentina, Allegri ha detto una cosa di Bernardeschi molto bella. Ha detto: Bernardeschi, la prima cosa che deve fare, se si vuol meritare la Juventus, deve capire che le partite alla Juventus hanno una valenza molto, ma molto diversa da quelle nella Fiorentina. Un conto è parlare e giocare nella Fiorentina, dove non hai l'obbligo di vincere, dove devi fare ogni tanto arrivare qualche volta in Europa League. Un conto è giocare nella Juventus dove hai l'obbligo di vincere. Sono due cose diverse e Allegri su questo ha ragionissima. Se Douglas Costa non lo fa ancora giocare titolare è perché ancora non lo reputa pronto. Tutto qua. Altre cose. Tutti quelli che io leggo, ce n'è una marea di voi che scrive: la Juventus è scarsa. Ma la Juventus è scarsa dove? Ma ragazzi, vi rendete conto che formazione abbiamo noi? Sì. Vi rendete conto? Sì. Ragazzi, guardate che noi abbiamo una formazione e in Italia non ce l'ha nessuno. E abbiamo ricambi a non finire, perché non dimenticate che abbiamo fuori ancora Ouedes, perché questo deve ancora giocare, deve rientrare Piazza, deve rientrare Marchisio, deve rientrare Khedira. Ieri sera avevamo fuori Buffon, giustamente direi, perché ormai è Szczesny il titolare. Buffon, se tutto è come deve essere, a fine stagione smetterà. Dire oggi la Juventus è scarsa a me fa ridere, sinceramente. La Juventus non è scarsa. Che poi noi ci aspettassimo due altri giocatori, perché io sinceramente mi aspettavo altri due giocatori, che uno era un centrocampista e contavo che arrivasse Emre Can, e un altro era un attaccante forte che bisognava prendere, a maggior ragione se tu avevi messo in preventivo di cedere Kean. Questo è fuori di dubbio, però sentirmi dire che la Juventus è scarsa, davvero, cioè che la Juventus è scarsa, ragazzi, non si può sentire, non si può sentire, ragazzi, ma noi abbiamo uno squadrone per l'Italia, poi in Europa vedremo i risultati. Ragazzi, abbiamo preso un inciampo col Barcellona, io sono il primo ad essere arrabbiato, ad essere triste, però dire che la Juventus è scarsa, boh, francamente a me, cioè, ecco perché io dico sempre, bisognerebbe cercare di trovare sempre la strada giusta. Molti tifosi invece purtroppo fanno l'errore di passare. Oggi è freddo, domani non è caldo, domani si brucia, cioè non c'è mai la via di mezzo. Invece le cose andrebbero un pochino magari pensate prima di parlare, rifletterci un attimo, vedere se realmente le cose sono così. Cioè, ragazzi, sbagliare partita può capitare. Ieri sera l'ha detto anche Allegri nell'intervista post partita, ha detto: abbiamo sbagliato alcune cose. Ma ragazzi, la squadra ha molti elementi nuovi, devono ancora integrarsi,
dobbiamo ancora arrivare al nostro livello, ma se invece, e questo è uno, ma se invece voi parlate esclusivamente a livello di gioco, è inutile che vi arrabbiate sul gioco. Ragazzi, le squadre di Max Allegri non fanno del gioco la loro prerogativa. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Se voi pensate di vedere una Juventus all'arrembaggio per 90 minuti, costringere gli avversari nella loro metà campo per 90 minuti, questo noi non lo vedremo mai. L'abbiamo visto fare molte volte per 40 minuti, come a Barcellona, dove per 40 minuti il Barcellona praticamente non ha toccato palla, o quasi, ma 90 minuti non li vedrai mai. Queste sono le squadre di Allegri. Se va bene, va bene, se non va bene, uno deve comunque andargli bene. Questo è quello che sto dicendo io. Quindi io, ragazzi, vi ripeto, io sono una persona grande e sono una persona che non è che si è messo a fare lo youtuber perché deve realizzare, fare chissà cosa. Io, ragazzi, voglio fare dei video dove posso parlare con le persone che prima di tutto siano degli amici, dove ci sia la forma di rispetto, dove non ci si offenda, perché per me queste sono cose importanti. Perché? Perché per esternare i propri pensieri non c'è bisogno di offendere, non c'è bisogno di scrivere parolacce. Puoi dire a un altro che non capisce niente di calcio, come l'ho detto io adesso, per me non capisce niente di calcio, anche se io lo trovo comunque offensivo, perché per me dire a uno che non capisce niente di calcio vuol dire... Però, ragazzi, ogni tanto mi capita anche a me di dirlo, perché vedo, leggo dei commenti che non hanno ragione d'essere, leggo dei vostri commenti, alcuni, che sono al di fuori da ogni logica di pensiero, e ogni tanto mi può capitare anche a me di dire: oh, se parli così, per me non capisci niente. Ma a me mi sentirete una volta all'anno dire una cosa del genere a uno che mi manca di rispetto o che mi offende o cose del genere, perché altrimenti io non ho mai detto a uno: te non capisci niente di calcio, tu semplicemente hai un'opinione diversa dalla mia che io non condivido, basta. Io solitamente, anche nei post che scrivo in vostra risposta, vedete che io rispondo a molti post, ma cerco di farlo sempre in un modo civile, corretto e soprattutto mantenendo una coerenza importante. Ok, e questo vorrei che lo faceste anche voi nei miei confronti, perché onestamente, scusatemi la falsa modestia, io penso anche di meritarmelo. Poi, come ho sempre detto, se a voi piacciono le parolacce, se piacciono i pagliacci, se piacciono i bambocci, se piacciono quelli che vanno sul tubo per fare, che so, i clown, ragazzi, di canali ce ne sono tanti in giro. Io non vi obbligo mica a rimanere con me, assolutamente. Però io ho detto e ripeto, ve lo chiedo per cortesia: nel mio canale non scrivete parolacce e non offendetemi e non offendetevi. Ve lo chiedo per cortesia. E chiedervi troppo? Non penso. Ciao a tutti.